di FM Sport. Oggi in onda per voi appassionati, il motocross delle Nazioni 2013 a Toschental in Germania, con la maglia azzurra che torna sul podio dopo 11 anni. L'ultimo round del campionato italiano minimoto sul circuito di Pomposa. La settima prova del campionato italiano trial outdoor andata in scena ad Alagna. Un'impresa straordinaria. Nell'edizione 2013 del motocross delle Nazioni, l'Italia festeggia a Toschental in Germania un fantastico podio alle spalle del sorprendente Belgio e degli Stati Uniti favoritissimi alla vigilia e coglie così un risultato che mancava dal 2002, quando Andrea Bartolini, Alessandro Chiodi e Alex Puza salirono sul tetto del mondo. La maglia azzurra è eccezionale con la sua punta di diamante Antonio Cairoli, autore di una straordinaria doppietta, ma ottiene un contributo sostanzioso anche da Alessandro Lupino e David Philippers, capaci di classificarsi sempre entro le prime 15 posizioni. Nella prima gara, che ha visto in azione le classi MX1 ed MX2, con Cairoli e Lupino in pista per la maglia azzurra, a partire meglio di tutti è l'australiano Dean Ferris, che centra lo shot tallonato dallo svizzero Guillaudou e il tedesco Ken Roxen, in lotta fra loro per la seconda posizione. Chi inizia in azione in maniera nefasta è invece Eugeni Bobrichev, che cade e non riesce a far ripartire la propria moto, compromettendo subito le chance di un buon risultato per la Russia. Il tedesco Ken Roxen, caricato dal pubblico di casa con la sua MX2, si mette definitivamente alle spalle Guillaudou e attacca la prima posizione di Ferris, che perde due posizioni a causa di un errore. Cairoli, partito nelle retrovie, dopo aver effettuato una serie di sorpassi, mette nel mirino anche Dean Ferris, costretto a cedere al siciliano la terza piazza. Il pilota Yamaha, dopo un brillante avvio, è ora in netta difficoltà e viene raggiunto e scavalcato anche da Tommy Suhr. Con Cairoli in lotta per la vittoria, anche Lupino fa la propria parte rimanendo a ridosso della top 10. Intanto lo statunitense Lee Thomas, dopo una partenza in sordina, scala posizioni su posizioni e a metà gara passa Suhr diventando così terzo. A circa 10 minuti dal termine arriva il momento decisivo della prima manche, con l'attacco di uno scatenato Cairoli a Ken Roxen, che è costretto a cedere al siciliano la leadership della corsa. Le cose sembrano mettersi bene per i favoritissimi statunitensi, con Dungey che si attesta in settima posizione. Nell'ultima parte di gara arriva invece la sorpresa. Tomac, dopo aver raggiunto Roxen, tenta di scavalcarlo per soffiargli la piazza d'onore, ma sbaglia completamente la misura del salto e vola per terra fortunatamente senza riportare conseguenze. L'americano pregiudica così il buon risultato di squadra in questa manche, concludendo al 16° posto, mentre Cairoli si aggiudica il suo 5° successo di manche della sua carriera al Trofeo delle Nazioni. Nella seconda manche che vede accorpate la MX2 e la Open, la maglia azzurra vuole difendere con Alessandro Lupino e David Philippers il secondo posto provvisorio alle spalle della Germania, che però è sfortunata in partenza. La caduta di gruppo coinvolge infatti anche il pilota di casa Ulrich, che riparte nelle ultime posizioni, così come anche l'australiano Todd Waters. Le due nazioni, che erano ben messe nella prima manche, si giocano così immediatamente il peggior scarto. Davanti, esattamente come nella prima manche, brillano in avvio Ken Roxen e Dean Ferris, con il primo che riesce ben presto a superare e staccare il secondo. Anche Lee Thomas, particolarmente motivata a riscattare l'errore in gara 1, riesce qualche giro più tardi a raggiungere l'australiano al secondo posto e a passarlo con una traiettoria interna perfetta. Tomac vuole riportare gli USA in corsa per il successo e mentre davanti si configura un'accesa battaglia per la vittoria, Ulrich si tocca dopo un salto con l'olandese Brack ed esce definitivamente di scena tra la delusione dei tifosi tedeschi. Chi dimostra di avere un passo decisamente sostenuto è invece il belga Clément Desal, che riesce a mettersi alle spalle l'australiano Dean Ferris e a far suo così il terzo posto. L'Italia, con Alessandro Lupino che terminerà ottavo la sua prova e David Philippers che concluderà 14°, rimane anche dopo questa manche pienamente in lotta per il podio. Nelle fasi finali di questa seconda manche, Eli Tomac attacca furiosamente Roxen, ma nonostante i ripetuti assalti, non riesce nel suo tentativo di scavalcarlo. Il tedesco si difende strenuamente chiudendo tutte le porte allo statunitense e nell'ultimo giro riesce a prendere su di lui quei metri di vantaggio sufficienti per concludere vittoriosamente gara 2. L'Italia, pienamente in corsa per il podio insieme al Belgio, Stati Uniti, Germania, Francia ed Australia, schiera nella terza e decisiva manche Cairoli nella MX1 e Philippers nella Open, che sono fortunati in avvio a non rimanere coinvolti in una caduta a centrogruppo dove tra i tanti a cadere ci sono anche il belga Clément Desal e il tedesco Ulrich. Le speranze di conquista delle nazioni da parte del Belgio, che si gioca qui il peggior scarto, sono a questo punto affidate a Ken De Dijker, che dovrà fare una gara super per portare il suo paese sul tetto del mondo, mentre la Germania, a causa del disastroso Ulrich, viene tagliata definitivamente fuori. Con Maximilian Nagel in testa, parte bene anche Cairoli, che rischia grosso mentre cerca di superare Bobrichev in seconda posizione. Il siciliano però si riprende subito e dopo essersi messo alle spalle il russo, sferra l'attacco decisivo a Nagel, che è costretto ad arrendersi all'intraprendenza del siciliano. E mentre Cairoli allunga, De Dijker compie il capolavoro che porta il Belgio a vincere le nazioni, superando Nagel e arrivando secondo sul traguardo.
David Philippers tiene invece la decima posizione, che permette così alla maglia azzurra di salire sul terzo gradino del podio, subito dietro agli statunitensi, costretti alla piazza d'onore a causa della pessima prestazione di Justin Barzia, solo undicesimo in quest'ultima manche. De Sal, Van Horenbeek e De Dyker riportano così il Belgio sul tetto del mondo per la sedicesima volta nella storia di questo trofeo. La piazza d'onore va invece alla formazione statunitense, che per il secondo anno consecutivo manca clamorosamente il successo. La maglia azzurra può dunque festeggiare il terzo posto ottenuto grazie alla determinazione di Lupino e di Philippers, che nell'occasione più importante della stagione hanno dato il massimo, esattamente come Antonio Cairoli, che ha dimostrato ancora una volta di essere il più grande campione di motocross della storia contemporanea e sicuramente uno dei più grandi di sempre. Gare divertenti e spettacolari hanno caratterizzato l'ultimo round del campionato italiano minimoto e ha assegnato a Pomposa i titoli di categoria in tutte le classi. Nella Junior B, che ha aperto il programma di gare, Matteo Bertè vive una domenica magica, riuscendo a realizzare quello che era il suo obiettivo alla vigilia: successo di tappa e conquista del titolo. Per Emanuele Vocino, che è stato comunque bravo a precedere in volata Nicola Fabio Carraro, non c'è stato niente da fare, così come anche per Manuel Mazzullo, che ha pagato a caro prezzo le due scivolate. Matteo Bertè, grazie a quest'ultima affermazione, scavalca in testa proprio Emanuele Vocino, che guidava la classifica generale prima di questa prova. Nella Junior A, con Matteo Boncinelli già campione, chiude come meglio non avrebbe potuto Thomas Brianti, che disputa una gara senza pecche e si mette alle sue spalle tutti. Dietro di lui conclude Federico Amantini, mentre il vincitore del campionato Boncinelli chiude la sua stagione con un terzo posto. Nella categoria SAV, Filippo Bianchi e Davide Cangelosi falliscono l'ultimo assalto al titolo, che va invece a Marco Gaggi, a far saltare il banco l'eccellente prestazione di Andrea Natali, che conclude vittoriosamente la prova proprio davanti a Cangelosi e Bianchi. Gaggi diventa così campione italiano di questa categoria con 94 punti, 6 in più di Filippo Bianchi e 9 rispetto a Davide Cangelosi. Nella Open A spicca su tutti Michelangelo Barletta, che sin dalla partenza dimostra di avere la giusta cattiveria e concentrazione per far sua la gara. Nessuno riesce a contrastarlo, neppure Arvin Zanolli, che si è dovuto accontentare della seconda posizione davanti a Daniele Porretta, distante da lui 5 secondi. Ad aggiudicarsi il titolo è però Mattia Bucciarelli, che ha saggiamente preferito amministrare il cospicuo vantaggio che aveva su Zanolli prima di questa prova. Incredibile epilogo invece nella Open B, dove a imporsi è Emanuele Mantovani su DM, assolutamente imprendibile per chiunque. Ma il secondo posto fu però così festeggiato da Michel Carbonera, che transitando sul traguardo prima di Davide Biaggiarelli lo scavalca per un solo punto anche in classifica generale. Carbonera diventa così campione proprio davanti a Biaggiarelli, che è costretto ad accontentarsi della piazza d'onore. Di successo in successo. Matteo Grattarola dimostra ancora una volta di essere il più forte nel campionato italiano trail outdoor. Nella categoria TR1 il pilota Gas Gas praticamente si è imposto in tutte le tappe finora disputate, tranne in quella di Montoggio, dove è stato preceduto dal suo più grande rivale di questi ultimi anni, Daniele Maurino. A salire sul terzo gradino del podio, Giacomo Saleri. Il pilota Beta ha pagato meno degli altri la pioggia battente che ha caratterizzato questa giornata di gara ed è riuscito, grazie ad una seconda tornata molto positiva, a mettersi alle spalle Matteo Poli e Francesco Iolitta, due piloti che in classifica generale sono davanti a lui. Rimane un po' di amarezza invece a Daniele Maurino, che totalizza lo stesso numero di penalità del vincitore Grattarola, ma arriva secondo per la discriminante degli zeri. L'atleta della maglia azzurra è autore di una gara costante e dimostra di trovarsi a proprio agio sotto la pioggia. Maurino è per tutta la giornata in lotta per il successo di tappa, che alla fine non riesce a centrare per pochissimo. A negargli questa gioia ancora una volta Matteo Grattarola. Il pilota Gas Gas riesce ad adattarsi alle cattive condizioni meteo e, pur senza essere convincente come in altre circostanze, riesce a prevalere nell'entusiasmante testa a testa con Maurino. Grattarola conferma così ancora una volta il titolo in questa categoria dopo i successi ottenuti nel 2011 e 2012. I 157 punti in graduatoria su 160 disponibili rendono bene l'idea su quanta superiorità ci sia stata da parte del pilota lombardo su tutti gli altri. Nella TR2 Filippo Locca, grazie al secondo posto conquistato alle spalle di Francesco Xompero, si aggiudica matematicamente il titolo, gioia che vive anche Fabio Clerico nella TR4, bravo ad ottenere in questo round vittoria e successo finale nella graduatoria generale.